Ciao, che te voglia! Allora, questo è il tuo, che pare buono. Pare buono. Ora ti faccio vedere il mio, che secondo me è ancora meglio. Che roba, ragazzi. Pare un pesce cane, ti è. Iniziamo dalla fine. Qual è la fine? Abbiamo il vino. Oh, ha bussato coi piedi, eh. Non si entra mai a mani vuote. Sto corrube sicuramente lo conoscete. Duro Manacci, oggi vi fanno... Le fanno un bel panino. C'è una spigola, c'è i zucchini, c'è i fiori di zucca, c'abbiamo il limone, poi c'è il burro, ci stanno le alici sotto sale, ci sta la burrata. Ci siamo divertiti. Come viene? I bicchieri ghiacciati. Guarda che bello. Ma tu ci metti l'acqua per ghiacciarli così? A voi sape tutto. Questo lo sape tutto, lo sape. La nostra. E a tutti voi, ragazzi. Questo è per rimorchiare. Non te voglio rimorchiare. Allora, che te voglia? Mo famo il panino per rimorchiare. Perché quando uno dice panino, Aru, pensa sempre che è una cosa un po' triste. Sì. Ti nascondi da una parte dove sta mangiando. No, dovete essere orgogliosi da mangiare il panino. Allora, da che iniziamo? Io voglio fare un filetto di spigola fritto panato. Poi fiori di zucca. E poi famo una salsetta con burro. Alici sotto sale. Perché dovete piantarla, se devono, loro devono comprare alici sotto sale. Dovete comprare alici sotto sale, queste grosse, cicciotte. Belle cicciotte così, ve le capate da soli e poi le mettete sotto olio con l'olio buono che avete scelto voi, dico un po', Ru. Dovete fare come ha detto lui. E poi allora, scorza di limone pure. Vieni qua, non ci mettiamo una scorza di limone, no. E io inizio col pesce. E io dai verdure. Vai, io taglio due, tre pezzi, così. Rondelle, va bene, chef? Va benissimo, fa come ti pare a te. Attenti alle dita, Col pesce non mettete l'uovo, non mi piace, è vero? Ma a me in generale mi piace proprio la pastella acqua e farina, io su tutto. È più neutra. Se è più neutra, attacca meglio. È come il bianco e il nero, abbina per tutto. Sì. Fiori di zucca e zucchine, adesso ce le saltiamo. Io passo nella pastella il filetto di spigola, poi nel pan grattato. Allora, aglietto. A noi, sia a me che a Max, ci piace sentirlo. Ci piace sentirlo. Sì, tanto sì. Sai, io dico sempre, se è cucinato bene, lo digerisci. Il problema è quando lo cucini male. Fiamma vivace. Vai. Olio di quello buono, te non lo so di chi è. Però è buono. Mamma mia. Poi di cui mi ha regalato, non ci crederai. Un principe me l'ha regalato. Sì. Aglietto, un po' tutto. Così. Nella seconda padella, con tanto olio extravergine d'oliva, quello buono, friggiamo il pesce. La spigoletta. Lo sai a me che mi piace? Mette un po' di scorza di limone nel soffritto. No, non lo sapevo, guarda. Non lo sapevo che ti piace, ti vedo sempre. Bello però. Bello. In 3 secondi già mi stai fatto. Fatto il panino, dai. Già hai fatto il panino praticamente. Mettete il pesce nell'olio. Friggetelo, ma friggetelo con amore. Zucchine. Belle, saltate velocemente, che sono buone, rimangono fresche. Qua consumiamo vino e olio. Come aglio. Non lo so, mamma, e aglio poi pure. Grazie del pesce marigirato. Che bello, guarda come sta a venire bene. Stupendo. Vai. I cuochi tante volte se ne fregano delle preparazioni degli altri cuochi. Non si collabora. Invece lui che ha fatto? Ha visto che il pesce mi si stava a bruciare e me l'ha girato. Così si fa in cucina. Ci si aiuta. Da soli non si va da nessuna parte. Un po' di sale. Ah, senti l'odore d'aglio. Ah. Lo sai, Max, hai fatto una cosa che mi piace, hai lasciato la pelle. Ma certo, ve impasticcate d'omega 3, d'omega 3, quello che vi pare a voi, e buttate la pelle del pesce. Che è la parte più buona. Non si fa, e là sta l'omega 3. Voi immaginate adesso la spigola e le fiori di zucca, le zucchine, mossa salsetta di burro, alici e limone, che farà? Il collante in questa roba sarà una cosa che tramite unge un po' a bocca, vi insaporisce tutto quanto e fa impazzire. Allora, vi dovete pulire le alici. Queste sono, le vedete tutte brutte, scrivenzite così, ma danno un sapore che non finisce mai. No, queste sono buone. Assaggia. No. Buone. Ah, vieni qua. Camero fuma burro. Cioè, alici a pezzettini così, dentro al burro. Non lo fate bruciare il burro, deve stare proprio piano, eh. Cremosetto, dai una grattata d'aglio. Ma poco, Poco, sì. Giusto per sentirlo. Vedi. Sciogliete bene la lici, così. Ah, e vai con sta scorza di limone. E qua ci va, è la sua, la porta sua. Andiamo d'accordo, io le dico sempre. Quando vedo Massi cucinare, mi sembra che cucino io. Ma perché noi siamo avanti del semplice buono. Sì. Bello, buonissimo. Che goduria, ragazzi. No. Allora io invece, con questo pomodoro, che non c'ha nome, è un pomodoro casareccio, voglio da una parte cruda al piatto, no? Una cosa un po' fresca con fiori di zucca e una battuta di questo pomodoro qua. Quando i pomodori sono caldi, che mi fanno che c'è tanta acqua dentro, mi piacciono troppo. Prima pezzetta d'assaggio. Assaggio.
Sono già cotti praticamente. Salsetta pronta. Nella stessa padella qua io scaldo il panino. Allora questo qua è un pan pizza che ho comprato vicino a casa sua. È fatto con l'impasto della pizza. Guardate qua che bello. Vedete come è fatto? Proprio come una pizza romana. Mo gli diamo una bella scaldata a tutti e due. Allora, pomodoro tagliato così a cubetti, bello bello. E ci aggiungiamo pure due fiori di zucca crudi così, che danno un po' di freschezza. Vai, perfetto così. Sale, un po' di pepe. Il pesce è pronto. Guardate qua, bello, croccantoso, dentro morbido morbido, un po' di sale e stiamo a posto. Pomodoro. Sì. Buono! Ma se è buono. Semplice, semplice. Senti un po', ma che te ti piace? Più la burrata o la mozzarella di bufala? La mia mozzarella. Senti che mozzarella. Senti che mozzarella. Solo per i tuoi occhi. Oh, ma si riesce a ciancicare questa? È croccante. Ora del latte. Abbiamo fatto le punture, no. Abbiamo fatto. Taglio il pane intanto. Che dici? Ne famo uno con la burrata e uno con la mozzarella di bufala? No, lo so, io sto onesta. Burrata. Mamma mia. Fetta di pomodoro, tiè, così, qua, poi sale, pesciolino, due zucchinette così, un filo di zucca, fresco fresco che dà colore, e poi questa salsetta, così, tiè. Mamma mia, addio. Mi senti male, aspetta pure qua un po' di salsetta. Allora, questo è il tuo, che pare buono. Pare buono. Ora ti faccio vedere il mio che secondo me è ancora meglio. Allora, pane che è lo stesso, ok? Okay. Io inizio dalla salsina, pure io sul pane, così se lo impregna un pochetto. Senti, aglio, dai, alici, limone, un po' di limone. Ah, che spettacolo, raga. Mamma mia. Ma poi questa è proprio l'idea del crostino. Ma poi nasce donna. Lo so, un po' di tutte le fortune. Allora, zucchinette saltate con i fiori di zucca. Buone. Tutto bello untarello, capito? Bello. Ah. Poi mozzarella. Di bufala. Tre, mamma mia, una... Dove è il pezzetto? Pesce, senti quanto è croccante. Roba. Ah. Battuto di pomodoro. Mamma mia, ragazzi. Un po' di fiori di zucca. Voglio. E poi io, scusa. Non ci metti? E poi non ci metti? Se privamo, se privamo. Hai fatto delle bucce di muro. Tanta. Tanta. Ma senti un po', la sto con la salsetta qua su. Ce la metto. E mettocela, dai, non si privamo, dai. Questa qui non è una sfida, ma non è una sfida, un confronto. Confronto, vai. Confronto. Tra due generazioni. E il Papa De Ruben c'ha la stessa. Anzi, sono più vecchio del Papa De Ruben io. Ma so io che mi porto male. Guarda, 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 quando chiudi questo. Fare un pesce cane, ti. Ah, vedi. Che roba, ragazzi. Mazza che roba. Che qua, Ruben. E mo assaggiamo. Te credo, che famo. E dai. Allora, prima dobbiamo riempire, no? Per forza. Per forza, che fa? Una bottiglia è partita. Quanto questa è? Quanto consumiamo? Meglio l'ibrido. Allora, io taglio, così assaggiamo tutti e due, ok? Facciamo così, tanto è bello grosso. Mamma mia, guarda che roba, ragazzi. Mamma mia, che succede qua. Questo di mangia con le gambe aperte, di mangia sto panino. Un panino a coscia aperta. Che vuol dire? Non fraintendete, così. È molto comune. A coscia aperta, Buono. Quello con la mozzarella di bufala, bello. Questo pronto. È un po' più compatto, più compatto pure a coscia chiusa questa. Questa poi buono. Quale preferite? Questo con la mozzarella o con la burrata? Fateci lo sapere, dai. Alla prossima. Alla prossima.